In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su La politica Parallelo 42 economica che, su come ha detto Artigo. giustamente, è l'intervento dei E governi ai vari l'intervento delle banche livelli centrali. centrali nel cercare di migliorare l'andamento dei Beh, sistemi insomma, economici. interessante questa distinzione tra argomentativo e non dimostrativo. Peraltro, il livello, ad esempio, del rapporto debito-PIL, che è uno degli indicatori che fanno parte, diciamo, delle regole nel contesto europeo, dell'Unione Europea e dell'Eurozona in particolare, questo livello era minore nel 2008, cioè l'anno prima rispetto alla grande recessione, rispetto al livello del 2019, cioè l'anno prima della recessione pandemica. Se non che, altra evidenza empirica, dopo la recessione del 2009, anzi nel caso della Grecia già a fine 2009, e poi la Grecia ha avuto un percorso molto lungo di crisi sul debito pubblico, ma questa di lì a poco ha coinvolto l'Irlanda, il Portogallo e Cipro. Cioè, questi quattro paesi hanno perso totalmente fiducia dai mercati, cioè nessuno acquistava più il proprio debito pubblico della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo e Cipro. Sì, è vero, Italia e Spagna hanno mantenuto accesso al mercato, ma con tassi di interesse più elevati. A La fronte storia della dello recessione pandemica, avete avuto notizie di crisi sul debito pubblico in Grecia, Irlanda, Portogallo, Cipro, oppure altrove dell'Eurozona? No. La differenza l'ha fatta, detta in Certo, estrema chiaro. Vabbè, qui la sintesi. storia è immensa. Non so se ho capito bene, ma questa è la stessa strategia che adotta il Allora, il Giappone. Giappone è un contesto diverso, no? La crisi Perché esistenziale è prima semantica e poi politica, e per questo l'arte che si occupa di diritti umani è quanto mai meritoria. È un dato di fatto che l'80% della ricchezza è nelle mani del 20% della popolazione, e questo dato si ripete in tutti i paesi a prescindere dai valori assoluti, dice Rinaldo, Nobel per l'acqua 2023 nel precedente incontro del podcast. Si elude il dato sostanziale che la ricchezza sfrenata di determinate zone individui è la causa stessa della povertà di e altre, poi anche sottolinea sono stata Mattei. fortunata perché ho fatto parte appunto dell'ILA, che è questa organizzazione che nasce nel 66 per collegare l'Italia con i paesi latinoamericani. Nasce in un momento, come tutti sappiamo, di grande disagio politico, perché era l'epoca in cui sono nate e poi si sono sviluppate purtroppo la maggior parte delle dittature in America Latina, e ILA faceva sedere nel suo consiglio di delegati i presidenti di tutti i paesi latinoamericani, e in speciale faceva in modo di far La diventare parola la politica dal cultura. greco antico è l'arte del governo della polis o città, per il bene di tutti, secondo Aristotele. Tra gli obiettivi della politica economica a breve periodo, stabilizzazione monetaria, ossia il basso tasso di inflazione, equilibrio della bilancia dei pagamenti. Ultimamente è pressante l'andamento dell'inflazione. La BCE sceglie una Cioè, lo politica monetaria scenario della restrittiva. recessione greca con una riduzione del reddito del 30% era evitabile e questo ha portato difficoltà a persone, famiglie, quindi non è qualcosa che sta sulla teoria, no? E Certo, che un certo. diverso comportamento di una banca centrale Poteva venendo evitare. alla politica monetaria della È un BCE oggi, tentativo. in parte significativa e errato da parte della BCE, di contrastare un'inflazione che è prevalentemente da costi nelle origini, soprattutto costi di energia, poi si innescano meccanismi legati alle aspettative e al trasferimento di maggiori costi, maggiori prezzi che sono costi di altre unità produttive e così via. Però l'inflazione da costi non si argina agevolmente attraverso un aumento dei tassi di interesse È nominali. molto interessante questo Dopodiché, discorso anche sulla comunità. Insomma, un economista dal volto umano. questo in teoria potrebbe essere anche solo marketing, ma spero non lo sia. Speriamo di Tutte le no. società Producono stranieri. Il procedimento seguito per tracciare i confini e disegnare mappe cognitive, estetiche e morali stabilisce fin dall'inizio gli individui destinati a rimanere ai margini o fuori dagli schemi di un'esistenza ordinata e dotata di senso, gli stessi che in seguito saranno accusati di causare disagi più fastidiosi e insopportabili, scrive Bauman nella Società dell'incertezza. posso raccontare due? Allora, una prima opera che era quella che per prima ho fatto non appena arrivata in Italia, perché dico sempre, no, io fino al mio arrivo in Italia ero una studentessa straniera e quindi non entravo in concorrenza con nessuno, ed era interessante
pure studiando in Europa, come ti guardavano come una studentessa di un altro posto. Invece, quando sono venuta a vivere qua, ho scoperto di essere parte del gran gruppo dei migranti. E quindi scoprendo anche quali sono le questioni di diritti. Sono molto occupata delle seconde generazioni, quindi dei figli dell'immigrazione che non sono immigrati da nessuna parte, come loro stessi dicono. Certo, No, era interessante anche quel discorso dell'università, del fatto che fondamentalmente è anche uno spreco. D'altro canto, molti italiani che studiano in Italia poi magari sono incentivati ad andare fuori a lavorare. Quindi no, poco più di 4 decenni fa, la Cina pesava circa il 2% del PIL globale e attualmente vicino al 20%. Però anche questi aspetti si collegano molto anche con le dinamiche economiche, perché chiaramente pensiamo alla Cina, l'ascesa economica della Cina e poi chiaramente con un lag temporale ma non tanto lungo si trascina con sé un maggior peso politico. E anche chiaro che questo, tutto questo deriva anche da errori e incapacità dei paesi occidentali. Però mi permetto una provocazione, insomma, il reddito di cittadinanza a 700 euro o uno stipendio medio a 1200 euro quando in Italia ce ne vogliono 2000, ma insomma, dove siamo? Ecco, ma era una provocazione. No, era una provocazione. La precarietà degli artisti che non arrivano neanche a quella. Appunto. Allora, la provocazione però è un dato di realtà duro che spiega non poco dei flussi migratori dei nostri giovani verso altri paesi. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.